Ecco, è terminato l'incontro, questa finale per il primo e secondo posto, pareggio 1-1, adesso si va direttamente ai calci di rigore, e pertanto è una lotteria. I nostri ragazzi si sono fatti valere in campo, sono tutti stanchi, stremati. Voglio fate sedere quelli che hanno giocato. Adesso il mister sta preparando i cinque che devono battere i rigori. Sempre in caso di parità, dopo i cinque rigori ciascuno, si andrà a oltranza. Si andrà a oltranza fino a quando una squadra non sbaglia e l'altra azzecca. Il mister sta decidendo chi batte i rigori. Il quarto Perlucci e il quinto Mata e il sesto Pitbull. No, Mata è il primo. Ah, il primo è Mata. Quinto Pitbull. Allora, il primo è Mata, il secondo è Luca, il terzo è Emanuele, il quarto Perlucci e l'ultimo Michele. E il sesto è Pitbull. Ci siamo? Andiamo tutti a centrocampo, via. Ok, calmi, calmi, tutti concentrati. Tutti concentrati. Oh, concentrati, aspettate. Concentrati. Fate finta che state su una nuvola. Non vedete, non dovete sentire niente. Solo il vostro istinto dovete sentire. Fai schierare quelle. Concentrati. Tutti. Fate finta che state su una nuvola. Non sentite niente quello. Ecco, l'arbitro sta segnando sul taccuino la sequenza dei rigori. Hanno scelto la porta è questa qua, lato bar. Matteo. Comunque, a prescindere da chi vincerà, chi sarà, per dire, fortunato a questa lotteria dei rigori, bisogna ringraziare i nostri ragazzi che ci hanno regalato questa finale. Il primo che batte è il nostro capitano. Ah, chi è? Teddy? Il nostro capitano Teddy Mata. L'arbitro sta facendo. Ah, parata! Ah, primo rigore parato. Primo rigore parato, oddio. Il nostro Teddy che è stato imballibile in tutte le gare oggi. Questa è la lotteria. Adesso batte la Terni Est, c'è Matteo, rete, ha spiazzato completamente. Adesso si porta sul dischetto, si porta è Luca Rulli, mi pare. Luca. Il secondo rigorista. Rete, Luca Rulli ha spiazzato anche lui il portiere avversario. Ecco, i nostri ragazzi, anche i ragazzi della Terni Est, sono tutti proprio concentrati e speranzosi. Adesso è la Terni Est che si trova in vantaggio di un gol, in quanto il nostro primo rigorista Teddy Mata si è fatto parare il rigore. Fuori, pareggio adesso, pareggio.
Si è rimesso in gioco, parità. Adesso va il nostro Lele Gianleonardo, Emanuele Gianleonardo, che si appresta a battere il terzo rigore. Il terzo rigore è il nostro Lele. Tranquillo. Rete! Il nostro Lele, implacabile, ha realizzato il suo gol, spiazzando il portiere avversario. Abbiamo detto, questa è una lotteria. I rigori sono una lotteria. Niente, no, speriamo che ci sta. Calma Matteo. Distinto, come ti senti? Ti allunghi. Ha spiazzato, ha realizzato il gol. Il rigorista della Terni Est, spiazzando il nostro Matteo. Adesso si appresta a tirare il suo rigore Nicola Perrucci. I nostri ragazzi, così come gli avversari, chi batte il rigore ci vuole anche un coraggio, ci vuole freddezza, calma, lucidità. Fuori, Nicola Perrucci ha mandato alto il suo rigore. Adesso si appresta a battere l'avversario. Noi tre ne abbiamo battuto. È il quinto, chi sarebbe? Ecco, adesso si appresta. Speriamo che Matteo faccia un miracolo alla Buffon. Niente. Angolato, è entrato in rete questo pallone. Adesso chi è? Michele? Ecco Michele che batte il suo rigore. Rete Michele col suo sinistro implacabile. Bravo Michele! Bravo! Dai Michele! Bravo Michele! Adesso si accinge a battere il suo rigore il giocatore che ha realizzato il gol del pareggio per la Terni Est. Va sul pallone, sembrerebbe molto concentrato. Il nostro Matteo, concentrato Matteo, distinto. La campanella deve... Bravo! Parata! Parato il nostro Matteo! Il nostro Matteo è stato freddo ad aspettare che tirasse. Bravo. Adesso si accinge l'ultimo rigore, mi pare. Il sesto, a oltranza. C'è il nostro, chi è Pitbull? Chi è Pitbull? Fuori, gli amici. Pitbull, il nostro, ha sbagliato. Rete. Ha vinto la Terni Est. La Terni Est ha vinto. Niente. Il nostro Pitbull. Piange sopra. Niente.
L'ho detto, è una lotteria questa, è una lotteria, so, tanto, già, 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 è una lotteria, so, già, a posto, basta, già, basta. Niente, bravi, bravi, bravi. Ecco, adesso si salutano, ragazzi si salutano, a posto, bravo portiere, ecco si salutano. Bravi ragazzi, dopo di... niente. Forza. Voi andate. Gianluca. Forza Gianluca, che è successo? Gianluca, so. Ecco, vanno a ricevere il giusto applauso. Grande gara. È stata una grande gara. Dai, andiamo. Andiamo, so. Calmo, so. Dai. So. Hai fatto un gran torneo, dai. No, la casacca. Ecco, gli date la casacca al signore. Oh ragazzi, oh. No, piano, so, basta partecipare. No. Bravi tutti, non successo niente. Bravi ragazzi. Bravi. Complimenti, arrivederci. Anche a lei. Bravi, tutti, bravi ragazzi. Una bella esperienza. È terminato allora. Ragazzi, dobbiamo uscire, c'è la partita, dai, già. Comunque una grande soddisfazione che ci siamo classificati secondi in questo 13esimo Piceno Cup di San Benedetto del Tronto.